Sempre più spesso si sente parlare di strumentazione audio a 32 bit floating point, ma a te che fai podcast ti interessa? Parliamone. Siamo abituati da tempo a lavorare a 24 bit. E tu lavori a 24 bit o ancora a 16? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, sono curioso. Spesso le persone pensano che 24 bit suoni meglio rispetto a 16 bit. In realtà non cambia quasi niente all'orecchio umano. Perché? Perché quello che cambia tra 16 bit e 24 bit è la gamma dinamica e il rumore di fondo. Quindi, se pensi che i CD audio sono a 16 bit, i DVD audio a 24 bit, io non so se tu riesci a notare una differenza di qualità percettibile all'orecchio tra un 16 bit e un 24 bit. Ok, prima ti ho parlato di gamma dinamica, ma che cos'è la gamma dinamica? Una gamma dinamica più alta significa che l'audio può raggiungere volumi più alti prima che si manifesti la distorsione. Facciamo degli esempi. Con 16 bit possiamo, teoricamente, registrare suoni che arrivino fino a un range dinamico di 96 decibel, senza andare in distorsione. Mentre con 24 bit possiamo arrivare a registrare suoni con una dinamica fino a 144 bit, mentre con il 32 bit floating point possiamo arrivare a circa 1680 decibel. C'è una bella differenza, ma a te serve questo? Proviamo a capire bene questi numeri che ti ho dato a che cosa si riferiscono. Facciamo degli esempi concreti. Una persona che sussurra, ad esempio, può stare tra i circa 20 e i 30 decibel, mentre una conversazione tipica è di circa 60 decibel. Una moto che ti passa vicino facendo rumore si attesta circa sui 90 decibel e un concerto davvero rumoroso può arrivare intorno ai 110 decibel. Un suono più forte rispetto ai 110 decibel di cui ti parlavo prima potrebbe iniziare a danneggiarti l'orecchio, perché puoi iniziare a sentire del dolore fisico. Arriviamo dunque al 32 bit. A te che registri podcast, serve una tecnologia a 32 bit? Comprare una nuova scheda audio, un nuovo registratore digitale o un microfono USB a 32 bit? Ti serve? Ti porta un vantaggio? Allora, quello che cambia, abbiamo visto prima, è la gamma dinamica, cioè puoi registrare molto più forte prima di arrivare in distorsione e hai un rumore di fondo pressoché inesistente. Benissimo, però il contro di una tecnologia a 32 bit è che i file che tu generi sono molto più pesanti rispetto al 24 bit, circa 3 volte più pesanti. Ora, questo dal mio punto di vista non è assolutamente un problema, perché è un po' la differenza che c'è nel video tra 1080 e 4K. Si sa che il 4K è molto più pesante del 1080, però non è che le persone non registrano in 4K solo perché è più pesante. Quindi, laddove dovesse servirti realmente il 32 bit floating point, lo useresti, avresti dei file più pesanti e... In questo momento, stando a 24 bit la mia registrazione, io ho settato il volume della scheda audio, parlato nel microfono e ho visto che effettivamente sul computer dentro Reaper non vado in clip. Il mio gain si attesta tra i meno 18 e i meno 12. Quindi ho abbastanza headroom, ho 12-18 decibel prima di andare allo zero. Quindi una volta settato il mio volume, io sono a posto. Posso parlare qui per ore e non vado in clip. Se avessi la tecnologia 32 bit, avessi una scheda audio, un registratore digitale a 32 bit, potrei tranquillamente evitare di settare il gain. Il gain lo setterei successivamente. Perché? Perché hai così tanto headroom che non hai nessun tipo di problema, cioè non puoi andare in clip. È comodissimo per noi, per quelli che vengono definiti solo content creators, cioè persone che fanno tutto da sole come me in questo momento. Sto settando la scheda audio, la videocamera, il computer, il microfono. E quindi è facile commettere un errore, è facile poter sbagliare, rovinare la registrazione e dover rifare da capo. Col 32 bit, floating point, non hai nessun tipo di problema, perché non devi settare il gain, premi semplicemente il tasto REC e inizi a parlare. Il settaggio del gain, i volumi corretti, li fai in post-produzione, senza nessun tipo di problema. Questo è un grossissimo vantaggio, ma, questo non significa che qualunque schifezza tu registri, dopo otterrai un suono di qualità. Ti ricordi all'inizio di questo video ti ho detto che la differenza tra 16 bit, 24 bit, 32 bit non è una migliore qualità sonora.
ok? Non è percettibile, non è che suona meglio. Quindi facciamo un esempio, registri a 32 bit, ma registri molto basso. Ok, perché non hai nessun tipo di problema, Alessandro ti ha detto di non regolare il gain, quindi tu premi REC e inizi a registrare. Se registri molto molto basso, dopo che cosa succede? Che devi portare su la registrazione, giusto? Per portarla ai meno 14 LUFS per poterla pubblicare. Tirerai su tutto il rumore di fondo. Perché? Perché se registri a un volume basso, e quindi la differenza tra la tua voce e il rumore di fondo della scheda audio, del registratore o di quello che sia, la differenza è così minima che quando tiri su tutto sentirai anche il rumore, amplificherai anche il rumore di fondo. Questo non vuol dire che qualsiasi cosa registri col 32 bit suonerà da paura. Significa che puoi sicuramente prestare un po' meno attenzione rispetto che col 24 bit, anche se voglio dire, una volta che hai settato il gain, è quello, stai registrando la voce, non stai cantando, no? Che hai parti dove fai degli acuti, parti dove sussurri. Io sto parlando, il mio volume, sono abituato a tenerlo a un livello sempre standard. Ok, quindi non ho nessun tipo di problema. Ma se registrassi invece troppo alto, non avrei nessun problema perché dopo potrei abbassare il gain senza rischiare di rovinare la registrazione, perché comunque non sarei andato in clip. Anche col 32 bit floating point ci vuole un minimo di accortezza, soprattutto nel non registrare a volumi bassissimi. Quindi 32 bit sì o no? Allora, dal mio punto di vista, non ancora. Questa è una risposta intermedia. Nel senso che 32 bit floating point sì, perché setti il gain e te lo dimentichi. Dopo, in post-produzione, puoi alzare, abbassare, puoi fare quello che ti pare. File più grandi? Chi se ne frega. Ho spazio sul computer, ho hard disk, gestisco file 4K video, quindi posso gestire tranquillamente file audio a 32 bit floating point. Questo però non deve essere, vediamo gli aspetti negativi, non deve essere un alibi per non curare tutti i dettagli della registrazione. Perché, come ti dicevo prima, se registri a un gain alto a 32 bit non vai in distorsione, quindi dopo lo puoi abbassare. Se registri molto basso, invece, dopo tirando su senti anche il rumore di fondo. Quindi non deve essere un alibi, devi comunque essere super concentrato sulla tua registrazione, devi essere super concentrato sulla qualità che vuoi portare fuori. Quindi il 32 bit ti aiuta, soprattutto se sei un solo content creator, mi piace un sacco questa frase, questo può aiutarti tantissimo, ma comunque è necessario da parte tua un controllo. Quindi diciamo che adesso, secondo me, è presto, perché stanno uscendo i primi esemplari di registratori a 32 bit, il microfono, il Rode NT1A quinta generazione, che è anche USB ed è a 32 bit, è un microfono bellissimo da quello che ho visto. Ci sono insomma una serie di strumentazioni che stanno venendo fuori a 32 bit. Quindi forse è un po' prestino, però quella è la direzione. Quindi sicuramente è una scelta importante. Se oggi dovessi comprare tu un registratore digitale, ti direi vai sul 32 bit direttamente, così hai una macchina che è già avanti adesso, ok? Però, ripeto ancora una volta, per l'ultima volta, il 32 bit non deve essere un alibi per non curare i dettagli della nostra registrazione, ok? Perché 32 bit non significa qualità spaziale, significa che devi prestare meno attenzione alla componente audio in fase di registrazione, perché puoi fare più cose in post-produzione, ma questo non significa che te ne puoi fregare, perché tanto verrà comunque una registrazione di qualità. Bene, spero di essere riuscito a spiegarti un po' la differenza tra 16 bit, 24 bit, 32 bit e di averti raccontato la nuova tecnologia, quella che è già presente e che sempre di più entrerà nella nostra quotidianità. Ma tu, come al solito, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Per ora è tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana e nel frattempo io ti auguro una buona registrazione.